Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme la mattonella Granny Margherita esagonale. Qui l'ho fatta anche con i 5 lati e vi spiego come fare, e questa è quella classica che trovate sul canale. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più, vi volevo invitare a seguirmi sulle mie pagine Facebook, Instagram e TikTok, e lì cercherò con dei post e delle storie di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale, e in più faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti. Se il video vi piace, lasciatemi un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzeremo cotone giallo, arancione e bianco. Potete utilizzare tutti i tipi di cotone. Questo in questo caso è il cotone fiocco. Voi potete utilizzare anche un cotone numero 5, li potete fare di lana, qualsiasi materiale. Lavoreremo con uncinetto numero 3 e poi ci serviranno un paio di forbici. Prendiamo il cotone giallo e iniziamo dal centro. Quindi facciamo un cerchio magico, entriamo con l'uncinetto, ci tiriamo il filo e facciamo una catenella. Filo sull'uncinetto, in questo cerchietto dobbiamo lavorare 12 mezze maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10, 11 e 12. Tiriamo la codina del cerchio e la stringiamo completamente. Ci chiudiamo nella prima maglia che abbiamo fatto con maglia bassissima. Quindi facciamo passare la maglia in tutte e due le asoline. Catenella aggiuntiva e possiamo tagliare il filo. Stringiamo e ora possiamo prendere il bianco. Prendiamo il cotone, questo è l'ultimo punto che abbiamo lavorato, guardate, e dobbiamo entrare in questo qua che io già ho segnato entrando con l'uncinetto. La codina ce la portiamo così la lavoriamo e la codina del bianco facciamo la stessa cosa. Entriamo nel punto, ci tiriamo il bianco. E lavoriamo 3 catenelle, due volte il filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto prendendo dietro, guardate, entrando sotto le due codine, così ce le lavoriamo e facciamo una maglia altissima o maglia alta doppia. Quindi abbiamo due maglie. Le 3 catenelle ci sostituiscono la prima maglia e la seconda. Ne dobbiamo fare in tutto 5, sempre nello stesso punto. Quindi la lavorazione dei petali è uguale alla lavorazione che abbiamo fatto appunto per la mattonella Granny Margherita presente sul canale. Uno, due, tre, quattro e cinque. Entriamo nella terza catenella iniziale, così.
prendiamo l'asolina che abbiamo appena lasciato e ce la tiriamo qui all'interno e abbiamo creato il primo petalo. Continuiamo con 3 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto seguente e ripetiamo la stessa cosa. Facciamo la prima maglia alta doppia o maglia altissima. Ne facciamo in tutto 5 nello stesso punto, quindi 5 maglie alte doppie o maglie altissime, 2, 3, 4 e 5. Lasciamo la solina, entriamo nella prima che abbiamo fatto, prendendola piena, prendiamo la solina che abbiamo appena lasciato e ci tiriamo la solina all'interno. Abbiamo fatto il secondo petalo, 3 catenelle e continuiamo così per tutti i punti che abbiamo a disposizione. Tenete conto che devono essere 12 punti, quindi devono venire 12 petali. Ci rivediamo qui alla fine. Lavorati i nostri 12 petali, abbiamo fatto le 3 catenelle e ci chiudiamo qui nella parte dietro con maglia bassissima. Catenella aggiuntiva. E possiamo tagliare il filo e stringiamo. Quindi abbiamo la nostra margherita con 12 petali. Ora prendiamo l'arancione. Qui abbiamo la chiusura, andiamo qui nel primo spazietto dopo la chiusura. Prendiamo un pezzetto di codina anche dell'arancione e la mettiamo affiancata a quella bianca. Entriamo nello spazietto e iniziamo, ci tiriamo il filo arancione, iniziamo a lavorare le nostre 2 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta. Potete fare come sostituzione di prima maglia alta sia 2 che 3 catenelle. Perché ogni tanto mi domandate per la sostituzione, si possono fare sia 2 che 3. Entriamo nuovamente e facciamo altre 2 maglie alte. Quindi 3 maglie alte totali, 2 catenelle e sempre nello stesso spazio lavoriamo 3 maglie alte. Quindi abbiamo realizzato il primo angolo. 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Filo sull'uncinetto, entriamo direttamente nello spazio successivo e facciamo 3 maglie alte. Filo sull'uncinetto, nello spazio seguente realizziamo un altro angolo, quindi facciamo 3 maglie alte. 2 catenelle e 3 maglie alte nello stesso punto, quindi nello stesso spazio. E qui abbiamo primo angolo e secondo angolo. Continuiamo lavorando le 3 maglie alte nello spazio seguente e in quello successivo l'angolo. Ricordiamo che stiamo facendo una mattonella granny esagonale, quindi abbiamo bisogno di 6 angoli, quindi con 6 parti.
2 catenelle e di nuovo l'angolo. 1, 2 e 3. Quindi finora abbiamo fatto 1, 2, 3 angoli. Parte laterale, 3 maglie alte. Di nuovo angolo. 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. 2 catenelle e 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Parte laterale, quindi 3 maglie alte. Dobbiamo, insomma, alternare un angolo con 3 maglie alte. Di nuovo angolo. 3 maglie alte. Di nuovo angolo. Quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Nello stesso spazio. E alla fine dobbiamo sempre finire con 3 maglie alte. Perché abbiamo iniziato con un angolo. Ci chiudiamo nella seconda catenella iniziale con maglia bassissima. E qui abbiamo terminato il primo giro della nostra lavorazione granny. Guardate, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 angoli e 6 lati. Continuiamo la nostra lavorazione andando con maglie bassissime, avvicinandoci all'angolo ed entrando nell'angolo. E qui ricominciamo con 2 catenelle, facciamo 2 maglie alte, quindi sempre 3 maglie alte in tutto, perché le 2 catenelle, ripeto, sostituiscono la prima maglia alta, 2 catenelle di separazione e 3 maglie alte. Quindi ricominciamo a fare l'angolo. E ora ci verrà molto semplice. Qui in questo spazio dobbiamo fare le 3 maglie alte, in questo 3 maglie alte e l'angolo sull'angolo. Quindi lavoriamo senza fare, mi raccomando, catenella di separazione fra i gruppetti di maglie alte. 3 maglie alte anche in quello successivo, 1, 2 e 3, in quello seguente facciamo l'angolo, quindi angolo sull'angolo, 3 maglie alte, 2 catenelle, e 3 maglie alte. 1, 2 e 3. E continuiamo così. In questo spazio le 3 maglie alte, 3 maglie alte, nell'angolo 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte e così via fino ad arrivare qui alla fine e lavorare quindi tutti i lati con tutti gli angoli. Arrivati alla fine, ci chiudiamo nella seconda catenella iniziale con maglia bassissima, facciamo una catenella aggiuntiva e possiamo tagliare il filo. Nell'eventualità volete fare una lavorazione più grande, continuate sempre a con maglie bassissime arrivare all'angolo, vi lavorate l'angolo, 3 maglie alte, 3 maglie alte, 3 maglie alte e di nuovo angolo. 3 maglie alte, fate sempre così fino ad allargare quanto volete
la vostra mattonella. Quindi semplicissima come lavorazione. Guardate, sistemiamo la nostra mattonellina ed è esagonale. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi per fare sicuramente tantissimi progetti, uno sicuramente lo faremo prossimamente insieme, con questa bella mattonella con 6 lati. Tagliamo prima di continuare tutte le codine che abbiamo già sigillato e quindi è facile tagliarle. E questa qua finale, in questo caso, la facciamo passare in qualche maglia e la sigilliamo e tagliamo anche questa. Ora prendiamo le misure delle nostre mattonelle. Questa da una parte all'altra è 11 centimetri, quindi misura 11 centimetri per ogni diagonale che abbiamo, quindi bella grande. Per quanto riguarda invece questa a 5 lati, la misura è di 10 centimetri circa. Prendendola così, quasi 10 centimetri, 9 centimetri e mezzo. Quella la piccolina invece, quella quadrata, è all'incirca 8 centimetri. Quindi è in base anche il filato che utilizzate, l'uncinetto e la mano di lavorazione. Vi verranno più o meno grandi e piccole, cioè in base come appunto lavorate le mattonelle. Questa sicuramente è quella più grande. Prendiamo quella a 5 lati, vi voglio spiegare come fare per crearla a 5 angoli, quindi creare i 5 angoli nella lavorazione. In questa che abbiamo appena fatto, abbiamo fatto 12 mezze maglie alte iniziali e 12 petali. E abbiamo suddiviso angolo, gruppetto di 3, angolo, gruppetto di 3 per tutte le cose, per tutte gli spazi dei petali. Perché abbiamo fatto questo calcolo? Perché ci servivano 6 lati, abbiamo fatto 6 per 2, 12, quindi abbiamo ottenuto 12 petali che abbiamo potuto dividere. Abbiamo separato l'angolo con la parte laterale, angolo e parte laterale. Qui che ci occorrono 5 lati, cosa facciamo? Facciamo 5 per 2 fa 10. Abbiamo realizzato 10 petali, quindi 10 mezze maglie alte e 10 petali. E abbiamo fatto la stessa lavorazione, angolo, parte laterale, gruppetto di 3, angolo, gruppetto di 3, angolo. La stessa lavorazione che appunto abbiamo fatto in quella esagonale. In questa qua classica abbiamo 4 lati, quindi abbiamo fatto 4 per 2, 8 e abbiamo iniziato con 8 petali facendo sempre la stessa lavorazione. Quindi facilissimo come calcolo e potete realizzare le vostre mattonelle in base al progetto che dovete fare, dalle misure, dalle forme che volete. Con questo sistema, questo in questo caso è formata una margherita rialzata, però nello stesso sistema, con la lavorazione iniziale del granny, potete realizzare le mattonelle a 5 lati, a 6 lati, a 4 lati. Quindi spero che mi sia spiegata bene sul sistema, però è molto molto semplice. Per quanto riguarda la mattonella a 5 lati, questa è 4 lati e 6 lati. Vi voglio un po' spiegare come ho fatto i miei calcoli e come le ho realizzate. Questa classica
ci sono quattro lati. Io cosa ho fatto? 4 per 2, 8. Ho realizzato 8 mezze maglie alte e 8 petali. E ho suddiviso la lavorazione in angolo, parte laterale, quindi gruppetto di 3 maglie alte, angolo, gruppetto, angolo, gruppetto. E ho creato la mattonella quadrata. Quella a 5 lati. Cosa ho fatto? I lati da realizzare erano 5, ho fatto 5 per 2, 10, ho realizzato 10 mezze maglie alte e 10 petali. E ho fatto sempre la stessa lavorazione. Angolo, parte laterale, 3 maglie alte, angolo, parte laterale, angolo. Quella che abbiamo appena fatto, abbiamo fatto 12 mezze maglie alte, 12 petali perché i lati erano 6, 6 per 2, 12 e abbiamo fatto sempre col granny la stessa lavorazione. Quindi questo è il calcolo che ho fatto io, ve lo volevo appunto spiegare. Con tutte e tre le tipologie di mattonella, sicuramente potete utilizzare queste mattonelle per qualsiasi progetto che va dalle borse all'abbigliamento, quindi vi potete sbizzarrire, ecco, creando anche degli accessori, perché no? Quindi i marsupi granny, potete realizzare comunque dei portamonete, portatelefonino. Su questo vi potete sbizzarrire con le vostre idee. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram Passionuncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.